la prima volta che ci occupiamo di Cina. Questo però è lo sguardo di un autore particolare che dice di voler far conoscere il suo mondo, il suo universo proprio per così com'è. Sì, è interessante perché un autore che parla di Cina, chiaramente con un taglio particolare, lui vive da tanti anni negli Stati Uniti, però racconta la vita quotidiana, la quotidianità di questo paese, lo racconta attraverso sia i libri più famosi in Italia, che sono quelli di un ispettore che fa le proprie indagini, che si avvicina un po' a tutta la serie anche europea degli ispettori che nello stesso tempo fanno indagini, amano la cucina, amano il paese, le tradizioni, e quindi è un modo per avvicinarsi ad un paese che è sempre più vicino per tanti aspetti alla nostra vita quotidiana. Ciao Xiaolong, cerca di raccontare un paese al di là degli stereotipi e, diciamo, spiegandone alcuni aspetti, ovviamente non in modo particolarmente approfondito perché lui è uno scrittore, quindi il suo approccio è quello appunto di letterato, di scrittore, è anche poeta e come scrittore quindi è molto, diciamo, eclettico perché scrive poesie, scrive romanzi, scrive saggi. E analizza, cioè quello che a lui interessa approfondire è soprattutto soprattutto gli aspetti politici della Cina contemporanea, gli aspetti sociali e alcuni aspetti culturali, e lo fa appunto da scrittore. Xiao Xiaolong è di Shanghai ed è molto attaccato alla sua città, al suo essere cinese di Shanghai. È andato negli Stati Uniti prima del 1989 e poi è rimasto lì. E ha questo, diciamo, si sente questo obbligo morale, cioè raccontare la Cina di oggi a un pubblico un pubblico generalista, ma anche dando, diciamo, degli spunti più approfonditi, quindi è una lettura a più livelli. Lui usa i meccanismi tipici del giallo, del poliziesco, l'investigazione, la scoperta del delitto e il ristabilimento dell'ordine, cioè proprio il classico modello del giallo tradizionale, e lo inserisce però in questo contesto per noi così fantastico, strano, fatto di cose che insomma ci incuriosiscono continuamente, a partire dai cibi, no? Che sono presentissimi nei suoi romanzi. E però devo dire che non so se veramente è la vera Cina quella che ci viene presentata, o una Cina un po' riletta al nostro uso e consumo. Non sono un esperto di noir cinesi, che sicuramente esistono, ma forse sarebbe curioso scandagliare proprio tra gli autori che non sono esuli per scoprire come è il giallo della vera Cina e che tipo di immagine del loro paese ci danno. È vero il luogo comune di questo periodo, insomma, che si sa più in Cina del resto del mondo di quanto nel resto del mondo si sappia della Cina? Sì, in parte è ancora vero. È vero che per noi la Cina è rimasta comunque una sorta di mistero fino a una quarantina d'anni fa, questo è sicuro. Poi c'è stato l'equivoco del maoismo, almeno prima, poco prima, l'equivoco del maoismo, in cui c'era molto interesse per la Cina, un interesse di tipo molto ideologico, che però non ci ha permesso di conoscere a fondo quello che era la Cina, non solo il suo passato, ma anche il presente di allora, parlo degli anni 60, anni 70. Nei romanzi di Xu Xiaolong basta sottolineare i riferimenti alla realtà, che sono sempre primari all'interno dei suoi gialli, per poter avere un quadro piuttosto chiaro di quello che succede nella Cina di oggi, più che con tanti trattati o saggi. In realtà questo evento ci interessa particolarmente perché il nostro pubblico legge tantissimi gialli e Xiaolong è poco conosciuto purtroppo in Italia e quindi anche a Roma, e quindi speriamo, insomma, di aprire un varco, certo, per accoglierlo come si merita.